50.000 like per vedere una Touch My Body Challenge con la Ludovica. È falsissima. Che falso. Hai mai baciato in bocca Ludovica? Hai mai baciato Ludovica? Vi siete mai baciati? C'è una zanzara. Io sto già impazzendo. Ok, pronta. Madonna, è enorme. Era un leone. Oh, ma grande come il tuo cervello. Ciao, ciao a tutti e a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Ho avuto un spacchettino. Guarda che anche tu, zia, non sei da meno. Oggi sono tornato con un video insieme a questo bobo. Questo bobo. Avete presente questa babba, Ludovica Olgiati? Sì, quella pazza, quella di YouTube, quella fuori di testa. Avete presente? Aia, mi fai male. Oh, mi hai distrutto. Oggi siamo tornati con un nuovo video. Smettila. Oggi siamo tornati con un nuovo video che è un Hai Mai. Insomma, per chi non sapesse che cos'è un Hai Mai, dietro. Insomma, ragazzi, la mia gamba è pelosa. Un po' ieti, guarda gli arbusti. Ma che schifo questi piedi. Per chi non sapesse che cos'è un Hai Mai, è un Hai Mai. Quindi risponderemo a delle domande con all'inizio Hai Mai puntini puntini cagato fuori dal vaso. Noi ieri abbiamo chiesto su Instagram di farci appunto degli Hai Mai. E noi adesso risponderemo a queste domande molto sinceramente. Io sinceramente non la sopporto più. Raga, dovrei non sopportarlo più. Cioè, è una cosa insopportabile, Luciano, davvero. È qualcosa di... Amore, sembra un toro. Sì, ma guarda che devi rispondere anche tu. Non, certo, è che adesso non me lo fai vedere. Perché tu, allora, sei fuori. Hai mai fatto una cosa illegale? Oddio. Intanto avvicino che fa andare il coso. Sì, raga, abbiamo ospiti oggi. I vicini che entrano dietro con... Salve. Oh, sei stupido. Sì. Era cominciato. Inizia tu, inizia tu. Allora, sì. Cos'è? E oh, illegale, ho rubato le caramelle da piccolino. No, vabbè, niente di illegale davvero. Sai che in realtà niente. Io penso. Di illegale penso di aver fatto qualcosa sicuramente. No, tu scherzi, ma adesso pensandoci, sicuramente sugli sci avrò fatto qualcosa di illegale, tipo andando fuori in pista quando non potevamo. Però sempre con gli allenatori, quindi di sicuro non è colpa mia, grazie. Onestamente no, sono una brava persona e quindi no, non ho fatto niente di illegale. Sì, infatti, bellissimo. Io adesso penso che farò qualcosa di illegale. Perché hai mai mangiato qualcosa di scaduto? Sì. E soprattutto, non so perché, ma la Radiola si diverte a collezionare cose scadute. Ma non cose scadute da pochi mesi, cose scadute da anni. Ho trovato nella dispensa della pasta scaduta nel 2006 e la che pasta scade dentro. Amo, era perfetta. Io l'ho cucinata, l'ho assaggiata. Ti giuro che mi veniva da vomitare, faceva proprio schifo. Sì, anche a me è capitato di mangiare qualcosa di scaduto. Mi ricordo una volta che avevo preso un pacco di biscotti e ho iniziato a mangiarlo senza rendermene conto. Poi mia mamma mi fa: ma hai guardato la scadenza? Ah, la scadenza è importante. Cavolo. Wow. Però top. Sapete che da piccolo... Guardate, guardate, sono finita. Ora sta Manuela a posto, la sorella. Hai mai baciato? Guarda, hai mai baciato la Luda? No, per un motivo, avete capito? Non ho ancora dato il mio primo bacio. E se lui dovesse azzardarsi a provarci? Ma che ci vuole provare? Ma che cosa vuoi? Amo, sono io che devo rifiutarti. Non ho capito. No, però lo faremo ora. Hai mai... Capite perché ho paura? È per le borse sotto gli occhi. Hai mai ruttato in pubblico? Sì. A me mi chiaro. C'è Fondrullo, you're a wizardary. Raga, io vi giuro che c'era la Diona, che anche lui era qui. Si lamenta perché dice che io sono poco fine. Poco fine. E non lo dice solo lei, lo dico anche io. Ieri sera, amici, ho tirato un rutto. Ma non pensavo uscisse così. No, guardate che belle le mie scarpe. Guardate dove sono finito. No, voi ridete, scherzate, ma... Ma chi ride scherza? Qua non ride scherza nessuno. Mi è uscito un rutto. Raga, mi sono meravigliata. È uscita una poesia. Ma raga, è stata una poesia, era una poesia, capito? Un verso. Un verso leopardiano. Perché è uscito dopo. L'ha allungato, no? Cioè, ci ha proprio messo enfasi. Ma è un po' andato in climax, no? È partito da. Piano, comunque anch'io ho ruttato in pubblico un sacco di volte. Ad esempio, l'ultima volta che è successo, che sono uscito con una mia amica, ultimamente, tipo qualche giorno fa, sono uscito dal cancello di casa sua. C'era un signore che stava passando, io sulla mascherina ho tirato un rutto di quelli tosti. E il tipo si è girato a guardarmi, ma io non me ne sono reso conto, mi è uscito involontariamente. Fratto, giustamente bello. Avete mai fatto lo screen alla chat di una persona e poi per sbaglio mandarla alla stessa persona? Sempre. Mamma mia. Oh, che vlog. Che
figura di Elmo. Hai mai baciato in bocca Ludovica? Hai mai baciato Ludovica? Vi siete mai baciati? Avete mai... No, e non lo faremo. No, 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 no. Hai mai mangiato e vomitato ma poi hai rimangiato di nuovo? Non ho capito. Hai mai mangiato, vomitato e poi rimangiato di nuovo? No, io sì. Una volta che ho, dopo aver vomitato... Io mangio di nuovo. No, cioè io non... Come fa? Cioè, non mangi. Amo, io da piccola ero malata, ero sdraiata lì sul divano. Ero malata come se fosse cambiato qualcosa. Ho mangiato il riso in bianco, l'ho vomitato e poi l'ho continuato a mangiare. Che schifo. Quale, quello vomitato o quello ancora nel piatto? Quello vomitato. Hai mai mentito? Lei sì, anche sempre lui, anche lui. Anche io, ma le tante volte. Anche lei è una bugiarda, è una, no, una bugiarda, no, cronica. Lui è più bravo. Infatti sto dicendo tantissime cazzate in questo momento, ve lo assicuro. È vero. Raga, mi mancate tanto, vi voglio tanto bene, ci mancate tanto. A me mancate di più. No, a me. A me più del suo più. Io una volta sempre più di lui. Specchio riflesso, metti la faccia nel cesso. Boh, era una cosa che dicevamo nelle elementari. No, non mi hai fatto niente, pezzo di maiale. Non mi hai fatto male, pezzo di maiale. Avete mai odiato qualcuno solo perché l'altro lo odiava? Noi no, non ci siamo mai evitate delle cose noi del no. genere. Penso che nelle amicizie non debbano esistere. Cioè ci sono persone che magari non mi vanno a genio. Però solitamente quelli che non vanno a genio a lei non vanno a genio a me. Esatto, viceversa, quindi scialla. E mi hai vomitato vicino alla suora. Ma perché tutti le domande sono baci? No, ma più che altro così specifico. Vicino alla suora? Ma perché vicino alla suora? Proprio la suora. Hai mai fatto il bagno nudo al mare? Cos'è? Neo. Ah, spavento. Hai mai fatto il bagno nudo al mare? Sì. No. Ma non tipo proprio nudo, che mi sono lanciato nudo. Ho fatto il costume nel mare. E quindi sei nudo. Quindi vale come cosa. Io invece in piscina, l'ho fatto nudo in piscina. Meglio il mare. Ehi, aia, mi fai. Hai mai tradito? Non ho avuto una relazione, come posso tradire? E in realtà tradito famiglia, amici no. No, nemmeno io. Onesta. Tradire non mi piace in generale. No, mi ha tradito la mia amicizia. Ma che cosa volte. Dici? Ma che cosa dici? Ma vai a cacare. Oh. Vai a defecare. A proposito di defecare, hai fatto la cacca a scuola? No. Mai, giuro, io quando dovevo andare in bagno e stavo male, chiamavo a casa e dicevo che avevo mal di pancia. No, perché io in bagno, il bagno della scuola non sono mai riuscito ad andare. Te lo giuro, io piuttosto diventavo bordo, piangevo dentro, ma non andavo in bagno a scuola. No. E i bisogni tipo la pipì? Quella sì. Cacca no, povera cacca. Non era lei che mi dava problemi, era il bagno della scuola. Cioè che i miei non avevano proprio la serratura, cioè la gente entrava come voleva. E onestamente di farmi beccare seduto sulla tazza. No, io sì, però solamente seduto. Io spero solamente gli inventari. Hai mai messo l'apparecchio? Sì, ne ho messi quattro. Ma perché? Allora ti spiego. Arriva! Poi ho messo l'apparecchio che allarga il palato, infatti avevo lo spazio che Mosè creò quando divise le acque. E poi le piastrine che mi hanno sistemato tutto. Sì, sì, le piastrine, quelle tipo che uso adesso per tagliare l'erba, le piastrine a caso. Anch'io ho messo l'apparecchio quando ero piccolo, alle elementari. Questa barbetta. You must say I'm a dreamer. All'elementari l'ho messo, l'ho tenuto per quasi un anno e mezzo. E avevo messo quello fisso sul palato. No, la smetti? No. Sto raccontando la mia storia dei miei denti, dell'apparecchio. Wow. E del cibo incastrato nell'apparecchio. Quella è una cosa peggiore. Asceno. Hai mai litigato con Ludovica? Sì. Sì. E una cosa positiva nei nostri litigi. Una cosa positiva dei nostri litigi è che è sempre colpa sua. Quindi è per sempre questo. Colpa sua. In realtà la cosa positiva dei nostri litigi è che io cerco sempre di farle capire. Ma non è vero, ma sì, smetti, è vero, perché poi tutte le volte, adesso non lo dice qui, però tutte le volte mi dice: amo, però hai ragione. Dai, ammetti. Amo, ma quanto sei falso. Ma tu quanto sei falsa. Amo, sei adesso falso. Litighiamo. Cosa che ha detto tua mamma? Che sono falsa. È falsa quando ti dice: amo, forse hai ragione. Ah, certo, amo. È ovvio. È falsissima. Ci capita poco. Cioè a volte magari facciamo, abbiamo dei mini scazzi. Tipo durante sì, la quarantena tipo, abbiamo scazzato. Durante abbiamo scazzato. In FaceTime, raga. Io ero in piedi davanti al computer. No Ludovica, non è così. Io ero così, dicevo sì sì dai va bene. Ciao. Hai mai cagato un cane? Sì. Hai mai perso la dignità. Lui tutti i giorni. No io non l'ho mai avuta. Mai avuta, cioè, ma neanche io. Scialla, non l'ho mai avuta. Non l'ho mai avuta. Hai mai dormito? No. No. 20 anni sveglio, e infatti il motivo bruciato per un motivo. Avete mai fatto un viaggio insieme?
Sì. Sì. Sì, siamo andati in Inghilterra. E oltretutto, quello intendevo, prossimamente. Prossimamente siete invitati al nostro matrimonio. Prossimamente. Il 25. Scoprirete una cosa che faremo. Stai zitto, non devi più dire niente. Sorry. Hai mai bevuto fino a stare male? L'acqua tantissime volte. No, cioè io una volta per challenge, tipo, ho dovuto bere una bottiglia d'acqua, l'ho tirata giù in una botta. Ho sentito proprio qua che mi si apriva il cuore. Ho sentito proprio, cioè se facevo un buchino usciva l'acqua, io lo giuro. No, io no, mai. Io tipo fontanella. Hai mai scorreggiato e incolpato qualcun altro? Dai. Ma la vera domanda è: chi è che non l'ha mai fatto? Esatto, dai. C'è chi l'ha fatto e chi mente, ma veramente. Hai mai fatto la pipì nel... Ma sono tutti legati al defecare, andare a fare i bisogni. Hai fatto la pipì nel bidet? Sì. Sì. Certo. Quando ero piccolino tipo la facevo con mia cugina. Io con la Lea. Ciao Lea. Ci sei? Io con la Lea, praticamente lei era successo, io volevo parlare con lei, allora ti sedevi sul lavandino e facevi la pipì. E dici perché? Ti spiego. Il lavandino. Del bidet. Che paura. Hai mai bevuto l'acqua della piscina? Purtroppo. Raga, sì. Te l'ho raccontata te l'altra volta. Quella di quella volta che tipo c'erano e tipo io stavo nuotando, volevo fare il figo io. Quindi tipo facevo le vasche sott'acqua e facevo tutta la vasca in piscina. Mi ricordo che stavo nuotando eccetera. A una certa non ho preso abbastanza respiro. Ho fatto tutta la vasca senza uscire mai dall'acqua. Quando sono uscito non ho fatto in tempo, mi è entrata l'acqua e ho fatto. E la cosa divertente qual è stata? Che in tutto ciò ho iniziato tipo mezzo ad annegare. Ma non volevo farmi vedere, no? Perché che figura. Mamma mia. Più che altro perché poi facevo, uscivo un po', facevo e tornavo di nuovo sotto e tossivo sott'acqua per non farmi sgamare. Ma si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Andiamo, aspetta, fai un attimo aprire il casino. Si alza l'intensità, il volume, no? Chiudiamo. Nessuno insegnante di musica, nessuno professore di geografia. Barbabitole da zucchero, industrie siderurgiche. Hai mai provato sentimenti per qualcuno di famoso? Io sempre. Le persone irraggiungibili, io così è. Allora ti dico. Non ci credo. Ragazzi, non so perché la Ludovita non so perché la Ludovica abbia una testa in casa sua, ma fa di uno schifo. Pare che puzza più di Ludovica. Non è vero che puzza. Siamo. Ragazzi, questa come la chiamiamo? La chiamiamo Luciana. 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 Decapitata nella terra. Guarda che te vivo. You do? Hai mai detto qualcosa di male a una persona e lei, lui ha sentito? Lei e lui. Ma in realtà a parte fatto sì. Io non parlo mai male delle persone. Che falso. Solitamente quando faccio gossip o una roba del genere, parlo di qualcuno. Non parlo mai quando sono in presenza di persone. Quello neanche io, perché cioè lo faccio magari con, parlo con i miei amici o con i miei genitori. Sì, e poi mi giro. Oh, cioè, ma carissima. Amo noi. Che stai? Ma ieri. Avete mai pensato di farvi fuori? Sì. In questo momento. Hai mai mangiato un cane? Avete mai pensato di mettervi insieme? No. No, no. In realtà, raga, non abbiamo mai avuto un... È un rapporto talmente bello che non abbiamo mai pensato di metterci assieme. Esatto, cioè... volevi! Guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se lo aspettava. E niente, ragazze! Ragazze, vabbè, lei fa ragazzi, io sono ragazzi. Questo video finisce... Qua! Qui, qua! Ci sono, allora, Pierino ha tre fratelli. Guarda che la so, amo. Basta. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. E se è stato così, fate diventare quel pollice blu. E arriviamo a 50.000 like per vedere una Touch My Body Challenge con la Ludovica. A proposito, è uscito un video anche sul suo canale, vi lasciamo quindi il link. Correte qua a sotto. Vederlo. Commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdere se nessuno. Commentate i miei prossimi video. Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lasciamo tutti i nostri social, dove se voi volete potete seguirci. Seguite me. Se volete, se vi sta antipatico, non seguite. Infatti, lo seguite solo me. Seguite solo me. Noi vi mandiamo un bacione un bacione fortissimo. E noi ci vediamo molto presto con un nuovo con un nuovo video. Ciao. Ho chiuso io. No, chiudo io. No, chiudo io.